Dopo il ritiro, il calciomercato, le presentazioni sponsor, la presentazione della squadra, ieri sera tocca al campo. Buongiorno da Capaccio, oggi si fa sul serio, è tempo di match ufficiale. Si inizia con la Coppa Italia ed Acropoli Buccino ad aprire lo scenario. Ci siamo. L'arbitro Corrado fischia l'inizio della partita e il tocco di Buccino è proprio con il numero 9 Mincione, il lancio in avanti, l'uscita facile di Siciliano che afferra la palla. L'apertura è per il numero 5 Follera. Follera poi per Margiotta, il tiro di Margiotta e la parata di Volzone. Poi Pastore, gira su Follera ovviamente. C'è il giro pallo classico del mister Turco, l'apertura è su Desio che potrebbe andare al cross. Si coordina, va al cross, è buono il colpo di testa, il tiro e il gol! Il gol dell'Acropoli che passa in vantaggio. Bellissimo gol dell'Acropoli. Bellissimo gol, il tiro a volo che non ha lasciato scampo. Pensate un po', l'autore del gol è Maiese. Maiese che porta in vantaggio l'Acropoli dopo 4 minuti e 20. E sono Sambataro e Della Casa che si spingono sempre in avanti. In questo momento c'è Sambataro e poi come vedete il numero 9 Marrocco. E per poco, per pochissimo, il Buccino non trova il gol. Petrone marcato, poi l'apertura su Desio in fase difensiva, stavolta perde palla, attenzione, palla per Senatore, l'apertura è ottima per Marrocco, il tiro e c'è la ribattuta di un grandioso rientro di Natiello. Attenzione, la palla ancora che arriva a Natiello. Natiello potrebbe tirare anche, lo fa, ma il tiro è esterno, molto esterno alla porta, difesa da Volzone e c'è l'ottima apertura del solito Natiello che gioca sulla fascia e la grande giocata di Maiese. Mimmo Maiese si avvicina all'area, attenzione all'intervento, poi riesce a aprire per l'altro Maiese che è Mattia, il cross di Mattia è giusto per il secondo palo, il gol di Vincenzo Margiotta, bellissimo gol dell'Acropoli, in effetti tutto il pubblico è in piedi, grande azione di Mimmo Maiese, apertura, ha segnato il numero 9 Vincenzo Margiotta. Questa volta Desio, che ovviamente dopo il ritmo del primo tempo è leggermente calato nel secondo. Adesso c'è di nuovo Mimmo. Mimmo potrebbe andare al tiro addirittura. Ci prova col suo sinistro. Palla alta. Protestano un po' quelli della panchina degli ospiti. Poi un tiro tentato dai giocatori ospiti. La palla termina fuori. Intervento di Margiotta. Intanto volta tira, poi c'è un fallaccio e c'è calcio di punizione, fallo questa volta di Della Casa che viene espulso. Dare la palla al centro al numero 19 D'Ambrosio che sarebbe stato solo davanti a Volzone, l'arbitro fischia, andiamo velocissimo con un commento, 2-0 per l'Acropoli, direi partita senza storia tra virgolette. Un tiro in porta del Buccino, Nubifragio che si abbatte veramente fortissimo su Capaccio. Ci vediamo per la prima di campionato, prossima settimana a Sant'Agnello per quanto riguarda l'Acropoli, mentre il Buccino andrà a far visita a Giffoni. 2-0 per l'Acropoli, MM, come volevamo dire, Maiese e Margiotta per i due gol siglati dall'Acropoli. A me è piaciuto soltanto l'atteggiamento che abbiamo avuto, la compattezza, la voglia di soffrire in campo, perché abbiamo trovato comunque una squadra che probabilmente aveva un pochettino di condizioni in più, è partita 10 giorni prima di noi ed era più brillante. Poi nell'ultima settimana abbiamo esagerato anche con gli incarichi di lavoro, onestamente, quindi ce l'aspettavamo una squadra un po' pachidermica come siamo sembrati nel primo tempo soprattutto. Poi il cambio di modulo ancora in qualcosa da vedere, perché probabilmente siamo andati meglio con i due esterni larghi, abbiamo trovato subito il gol, sui cambi di campo siamo stati vincenti, perché sia il primo gol che il secondo sono venuti da cambi di campo. Il ragazzino si è comportato bene, la squadra ha risposto presente per quanto riguarda, ripeto, la compattezza, la voglia di stare bene in campo. Bisogna lavorare su meccanismi offensivi, bisogna tenere meglio la palla, bisogna avere più coraggio quando abbiamo la palla
E dobbiamo lavorare. Bisogna lavorare, ripeto, maggiormente sulle combinazioni offensive, più coraggio nella fase di possesso, anche nell'occupazione degli spazi, sia in fase di non possesso che di possesso abbiamo fatto non benissimo. Però la voglia dei ragazzi c'è stata, noi vogliamo creare entusiasmo in questa comunità che è una città importante campana, vogliamo fare bene, bisogna sicuramente rinforzare l'organico, diventare ancora più squadra e lavorare soprattutto. Abbiamo schierato 4 ragazzi over e poi l'esperienza che hanno questi ragazzi, anche se i meccanismi sono ancora da oliare, però sono dei ragazzi che hanno esperienza da vendere, hanno fatto sempre bene in passato, giocatori probabilmente anche di categoria superiore, quindi noi puntiamo molto su questo aspetto, sull'esperienza di questo gruppo e dobbiamo essere bravi a completarla, insieme alla società ci dobbiamo come dire, organizzare per poter fronteggiare squadre più importanti, perché l'Acropoli vuole fare bene e gli obiettivi sono quelli: San Marzano, Ercolano, Scafatese, queste sono le squadre da tenere nel mirino e bisogna fare ancora qualcosa. È un ragazzo che avevamo intravisto, che aveva delle buone qualità, una buona fisicità, ha corso tanto, pensate che è arrivato in ritiro gli ultimi 3 giorni, quindi ha conosciuto da poco i compagni di squadra, è un ragazzo diciamo, che su cui poter lavorare sicuramente. Noi dobbiamo lavorare anche su altri profili che in settimana avremo a disposizione e cercare di fare il meglio possibile per rendere la squadra come è sembrata granitica e con maggiore qualità nella fase offensiva. Siamo pronti per Sant'Agnello? Sì, anche se a Sant'Agnello è una squadra, io l'ho detto ai ragazzi, ho detto adesso a fine partita, non mi è piaciuto che dopo il primo gol ci siamo un poco rilassati, probabilmente pensavamo di poter fare un'altra partita, invece bisogna avere sempre gli occhi, come dire, della tigre per capire che quello è un momento in cui la squadra deve accelerare. Non l'abbiamo fatto nel primo tempo, abbiamo sofferto un pochettino, quindi questo già è un appunto alla squadra, ma va dato merito per tutte le altre cose. Sant'Agnello è una tappa difficile perché è una squadra piena di ragazzini che non ha nulla da perdere, faranno la partita della vita come tutte le squadre che incontreremo, soprattutto fuori casa, e quindi dobbiamo stare con gli occhi aperti. Ma penso che anche la società vuole fare qualcosa sul mercato, io sono contento se la società mi mette a disposizione ancora giocatori capaci di poterci far sognare ai massimi livelli. Credo che qualcosa va fatto e la società lo sa bene.